Il presidente degli Stati Uniti non si dà per vinto e preannuncia che sta pensando di firmare un nuovo ordine esecutivo per vietare l'ingresso dei cittadini provenienti da 7 paesi a maggioranza musulmana. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, diretto in Florida con la moglie Melania, Donald Trump ha detto di essere fiducioso di poter vincere questa battaglia legale e la sua prossima mossa potrebbe essere una sorpresa. Finora la giustizia americana, a più riprese, ha bocciato il decreto ritenendolo discriminatorio. Lee Gellert, attivista per i diritti dei migranti, dice: la discriminazione è davvero il nodo della questione. Qualunque ordine che discrimini i musulmani nell'intenzione o nella lettera del testo sarebbe illegale. E ciò indipendentemente dal fatto che chi risiede legalmente negli Stati Uniti sia incluso o meno. Amnesty International ha organizzato una manifestazione di protesta sotto alla Trump Tower, la residenza del presidente a New York.